Collezionisti, non ce la facevo più ad aspettare! Attenzione! Questo genere di video nuoce gravemente sulla salute del vostro portafoglio! Collezionisti, ci siamo! Finalmente siamo a quel giorno! Quel giorno in cui spacchetto tutto quello che mi è arrivato nel mese! E tra parentesi, questo è il video acquisti del mese di giugno! È sicuramente il video più atteso per tutti i più malati di collezionismo! Me compreso, perché ho i pacchi che vorrei aprire ma non posso perché devo aspettare la fine del mese! E se dovessi definire questo video acquisti del mese con una sola parola, la parola giusta sarebbe frizzantino! Effervescente! Regà, ho preso di quei pezzi per la mia collezione che fan paura! Infatti oggi abbiamo la bellezza di 1, 2, 3, 4, 5 ed è una bella scatoletta, 6 e questo è un album calciatori vuoto che volevo in collezione, tipo di 20 anni fa, 7 e 8 da Amazon! Dai regà, sfondiamo sto tasto like per il video acquisti del mese di giugno, me lo merito per favore! Vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale, stavo proprio qua sotto, completamente gratuito, come sapete questo è un canale di matti col sismo come il sottoscritto. E come sempre vi ricordo anche di seguirmi sui miei social, Instagram e TikTok, che regà, su Instagram rimanete sempre aggiornati su tutto, rookie, uscite, esaurite e quant'altro. Mentre su TikTok porto un sacco di spacchettamenti extra per matti col sismo come me. Ragazzi, siete pronti per questo video acquisti del mese di giugno frizzantino e effervescente? Detto questo, prima che caschi tutto, andiamo di là a spacchettare, vamonos! Eccoci qua pronti a spacchettare tutto quello che mi è arrivato nel mese di giugno e vi ricordo come sempre di farmi sapere sotto nei commenti quanto ho speso in totale. Vediamo chi è il primo che me lo scrive. Tanto per cominciare vorrei fare l'unboxing dell'ultimo numero di Hugon in cui in allegato c'è gli ultimi due fogli di aggiornamento della raccolta 21-22. Pagato 4,99€ direttamente in Spagna tramite il mio fornitore e vediamo di completare finalmente questa raccolta. Ecco qua gli ultimi due fogli di aggiornamento, il numero 6 e il numero 7, e con questo si completa al 100% la raccolta Liga Est 21-22. Possiamo notare che abbiamo un buon Martial al Siviglia, Ferran Torres al Barcellona e un Gonzalo Vidilar ex Roma. Giuro che completare la raccolta della Liga è sempre un parto. Mi può capire chi fa questa raccolta? Bella, per carità, però partiamo con il primo vero pacco di giornata ed è questo pacco che ho acquistato tramite Amazon, che ho visto una cosa molto particolare. Solo da qui potete già capire cosa c'è all'interno. E eccolo qua! Abbiamo uno starter pack abbastanza messo male, ma ero più interessato all'album all'interno. Ho pagato 4,99€ questo starter pack e ora vi mostro perché l'ho acquistato. A parte che ci sono anche 3 bustine gratuite. Ragazzi, l'ho acquistato per il semplice fatto che abbiamo Pedri in copertina come variante. E come ben sapete io adesso in totale ho 3 album varianti. Abbiamo quella con Pedri davanti, che penso sia la versione spagnola, quella con Bruno Fernandes davanti e Chiellini sul retro, che è quella edizione italiana, e quella svizzera con Rodriguez sul fronte. Ora passiamo a quest'altro pacco Amazon che quasi non ci sta nell'inquadratura. Non capisco perché fare un packaging così grosso per questi due mini blister, quello del campionato francese 2022 e il Road to Qatar 2022, pagati in totale 23€. Questo 9,99€ e questo 13. Ora cominciamo con le robe un pochino più serie. Onestamente non mi ricordo il contenuto, ma so che questi pacchetti piccolini contengono delle belle cose. Dai che voglio vedere cosa c'è dentro. Come sempre impacchettato a dovere. Tagliamo qui, tagliamo anche qui. Insomma regà, tutti e 4 i lati. Anzi, solo 3 perché si è già aperto. Abbiamo lui. Pagato in totale 30€ e sto parlando della rookie di Holland in maglia Salisburgo della Tops. E questa della Tops è sicuramente una variante a basso costo, low cost, per poter avere Holland nelle proprie collezioni. Anche perché, come ben sapete, abbiamo ben 2 rookie e una costa abbastanza, tipo sulle 300-400€, ed è quella della Panini. Per la precisione è questa, io l'avevo spacchettata tempo fa sul canale proprio. I miei esordi su YouTube. E per chi se lo stesse chiedendo, sono tutte e due da considerarsi rookie. Anche perché sono uscite veramente con pochissimo margine di differenza. Anche perché la collezione della Champions League della Tops è uscita verso gli inizi di ottobre. Invece questa raccolta del campionato austriaco esce anch'essa a ottobre e non a dicembre come da noi. Poi ovviamente quella della Panini è sicuramente più rara, anche perché usciva solo e unicamente in Austria, quindi è molto più difficile da trovare. Invece i pacchetti in cui si nascondeva questa rookie uscivano in tutta Europa. Tagliamo, tagliamo, tagliamo anche questo pacco e vediamo qui dentro cosa si cela. Come sempre incartato molto molto bene. E guardate qui cosa c'ho in collezione. Dai, non vedo l'ora. E al prezzo di 60€ ho preso le prime due figurine di CR7 in maglia Real Madrid. Sono tutte e due della stagione 2009-2010, ma abbiamo due versioni differenti. La prima è questa ed è uscita praticamente subito, infatti qui abbiamo la foto della presentazione. E questa costa sulle 40-50€ generalmente. Poi abbiamo la variante che è uscita successivamente sempre negli stessi pacchetti, si poteva trovare. E questa costa sulle 15-20€. Io le ho prese in coppia e le ho pagate circa 60-65€. Queste sono veramente una bomba. Ora passiamo
passiamo a quest'altro pacchettino che mi ha inviato un collezionista direttamente da Roma. E anche qui non mi ricordo bene cos'è. Vediamo se riusciamo ad aprirlo subito. E sì, eccolo! Regà, era l'ultima che mi mancava delle Marvels. E sto parlando di quella di Holland. Ora le ho completate tutte e 20. Ecco qua, tutte le Marvels completate al 100%. Sono tutte 20. Questa, ahimè, è quella più costosa, pagata 30 euro. Però, regà, mi mancava solo questa. Dovevo per forza acquistarla. Ora passiamo a quest'altra bella busta bianca classica che mi ricordo il contenuto dovrebbe essere sulle 100 euro. E ora vi mostro subito questa piotta come l'ho spesa. Vuol dire che nell'impacchettare sono tutti abbastanza bravi. Ok, mi sono confuso con un altro pacchetto che mi arriverà mi sa il mese prossimo a sto punto. E in asta ho vinto queste due figurine. E regà, al prezzo di 50 euro ho acquistato Maradona calciatori 90-91 e Francesco Totti calciatori 97-98. Tutti e due in condizioni veramente meravigliose. Le amo tantissimo, bellissime, e mi mancavano in collezione. Almeno Maradona mi mancava in collezione, Totti invece mi mancava la sua versione doppia. Passiamo ora a questo bel pacchettone che mi è arrivato, che tra l'altro mi è arrivato un bel po' di tempo fa, ma ho aperto solo ora. Tra l'altro ci tengo a ringraziare il collezionista Marco che mi ha procurato questa perla. E ho acquistato il box di Russia 2018 che a breve potrebbe arrivare in video, pagato in totale 30 euro. Tra l'altro questa dovrebbe essere la versione sudamericana. E finally, ragazzi, eccoci qua con l'ultimo pacco che non è troppo costoso perché l'ho pagato sulle 40 euro, però è un album che mi mancava in collezione ed è di circa 20 anni fa, forse anche qualcosa in più. Ora andiamo ad aprirlo con calma e vediamoci il contenuto insieme e ammirate, raga, perché è una bomba. E la perla che ho acquistato per questo video acquisti del mese è lui. E sto parlando dell'album calciatori 2000-2001 versione McDonald's con questa striscia qua. Che non è poi così costosa, però raga, è veramente difficile trovarlo, soprattutto in condizioni abbastanza perfette. Cosa che ovviamente ho trovato ed è tutto bellissimo, immacolato, raga. Guardate tutte le pagine in perfette condizioni. E questo è un pezzo che non poteva mancare nella mia collezione, veramente fantastico. Raga, guardate qua che splendore, un regalo di Panini e McDonald's. Ragazzi, onestamente spero che questo video acquisti del mese vi sia piaciuto. Abbiamo acquistato tanta bella roba, soprattutto tanta bella roba che mi mancava in collezione e che volevo assolutamente avere, come questo bellissimo album e questo bellissimo Holland e il vario Maradona e Ronaldo. Regà, un botto di roba. Vi ricordo di farmi sapere sotto nei commenti quanto ho speso e soprattutto di lasciare like se volete anche il mese prossimo il video acquisti del mese. Con questa bellissima figurina del pupone vi ricordo di iscrivervi al canale, sfondare il tasto like. E detto questo, vi lascio direttamente al prossimo